di sì. Intanto insomma, saluto tutto il pubblico, ringrazio gli organizzatori di questo incontro. Io conosco molto poco del progetto Trasimemoli, lo conosco da quello che Daniele Carbuono, mio collega, insomma, antropologo, mi ha raccontato, ci ha raccontato. Quindi ringrazio chi ha organizzato questo incontro per avermi invitato. Io, insomma, fa sempre piacere agli antropologi, ecco, noi a volte ci sentiamo un po' inutili e ci fa sempre piacere sapere che a qualcosa forse possiamo servire in qualche modo. Quindi forse queste riflessioni che faccio oggi spero, ecco, che si possano innestare bene su questo progetto che mi sembra che abbia una densità, un valore sociale molto importante. Quindi io sono contenta perché non è solo un dare ma è anche un ricevere da parte vostra e mi sembra molto virtuosa questa iniziativa. Dunque, forse potrebbe essere utile a questo punto fare un discorso, magari di concerto anche con Daniele Carbuono, un po' sull'importanza e sul tipo di riflessione che l'antropologia sta facendo sul patrimonio culturale, in particolare sul patrimonio immateriale, in connessione anche con l'ambito internazionale, con il dibattito internazionale, perché non è solo qualcosa che sta avvenendo nelle aule ristrette dell'università, ma è qualcosa che sta investendo in maniera molto forte proprio la società civile. Ed è in questo innesto tra mondo della ricerca e società civile che si inserisce appunto bene il dialogo con il progetto Trasimemoli. Quindi può essere utile, ecco, io a me dispiace che vedrete delle slide un po' strane, perché avevo progettato delle slide più carine con delle trasparenze particolari, con delle trame particolari, però nella conversione con il sistema qui di questo computer si è perso tutto, quindi vedrete delle cose un po' tronche, ma è lo stesso, tanto alla fine e dobbiamo parlare. E, patrimonio culturale immateriale, se ne parla molto oggi, se ne parla forse anche un po' a sproposito nei media, così nella comunicazione divulgativa. È una categoria nuova, ma è anche una categoria vecchia per leggere il patrimonio culturale del XXI secolo. È una categoria nuova perché viene negli ultimi 10 anni, diciamo, di dibattito, soprattutto dagli strumenti UNESCO, della Convenzione UNESCO del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, però, diciamo, riguarda qualcosa che gli antropologi hanno sempre fatto, cioè studiare gli aspetti, diciamo, intangibili della cultura, non solo quelli materiali. E quindi la cultura espressiva, diciamo, vediamo se riesco ad andare, purtroppo qui c'erano delle bellissime immagini ma sono scomparse, non so perché, qui è rimasto solo la scrittura, vabbè, mi dispiace che c'erano delle immagini, non so, forse possiamo provare, non so se è il caso, scusate, perché a questo punto viene un po' di orgoglio per averci perso un po' di tempo, vedete, qui viene, forse lo possiamo meglio così, a questo punto vediamo, se no... Esponiamo così, sì, però ritorniamo al discorso di prima, purtroppo vedrete un po' rovinato, ma mi dispiace, vabbè, che dobbiamo fare? Parlerò lo stesso. Come dicevo, appunto, cosa intendiamo per patrimonio immateriale? Intendiamo la cultura espressiva sostanzialmente, quello che in antropologia chiamiamo cultura espressiva è qualcosa che gli antropologi hanno sempre fatto, cioè studiare le forme espressive della cultura, quelle che oggi chiamiamo appunto intangibili, quindi l'artigianato, ma dell'artigianato i saperi legati all'artigianato, e non solo i saperi, ma gli usi, le funzioni, ecco, adesso poi ci arriveremo al discorso sociale, che è un discorso molto attuale e che supera anche la vecchia impostazione degli studi, diciamo, di tradizione popolare, che guardavano o l'aspetto materiale o solo gli aspetti simbolici della cultura. Oggi sta ritornando molto invece questa dimensione sociale. Quindi i saperi, gli aspetti performativi, coreutici, il gioco, per esempio, un tempo lo chiamavamo folklore o cultura popolare, e il termine folklore ha assunto poi nel tempo una dimensione anche un po' peggiorativa, dispregiativa, quando si usa dire non facciamo folklore, no? È tutto un folklore, come per dire un fenomeno vuoto, un fenomeno di scena, di facciata. Ecco, l'antropologia
cerca sempre di combattere questi usi un po' peggiorativi del termine, usando folclorico, no? Aggettivi che anziché folcloristico, no? Però oggi sicuramente il termine folklore si è evoluto, anche il termine di cultura popolare si è evoluto ed è transitato negli studi di antropologia del patrimonio culturale. Il termine patrimonio, diciamo, nella sua etimologia... No, vabbè, tanto questo... No, sta scomparendo. Allora, ritorniamo di qua. L'etimologia del termine patrimonio rimanda ad una filiazione diretta, potremmo dire. Eccola. Ah, vabbè. Allora, vediamo se ce la facciamo. Mi ero già abituata a guardare sul sistema, adesso mi sembra. Ah, che meraviglia! Come va? Perfetto. Beh, io ho messo delle immagini di, diciamo, di fenomeni della cultura espressiva, coreutica, festiva, che in genere noi studiamo, cioè l'ambito festivo, l'artigianato, il gioco, eccetera. L'etimologia, come stavo dicendo prima, del termine patrimonio rimanda ad una filiazione diretta, pater munus, il dovere del padre, quindi rimanda all'idea che il patrimonio culturale sia qualcosa che riguarda la cultura, che ci viene però dai padri, dal passato. Oggi, negli ultimi 30 anni l'antropologia ha un po' sovvertito questa idea della filiazione diretta e sappiamo invece molto bene che tradizioni e patrimoni culturali in realtà sono fenomeni molto contemporanei e procedono per, come si dice, filiazione inversa, cioè un fenomeno nei quali sono i figli che generano i loro padri, riconoscendo la loro paternità e riannodandosi al passato. Quindi per uscire da una visione solo nostalgica, no, della cultura popolare che vuole appunto musei e tradizioni essere solo il luogo della nostalgia di un passato ormai scomparso, in realtà vedete che si tratta di fenomeni molto contemporanei e attuali. Io lo dico sempre agli studenti quando seguono i corsi di antropologia del patrimonio, che pensano di trovarsi di fronte a bacheche, vetrine vuote o piene, ma comunque mute nei confronti dell'attualità, e escono dal corso, io spero, avendo capito che in realtà il patrimonio culturale immateriale soprattutto non è un retaggio del passato, lo è anche ovviamente, ma è soprattutto un fenomeno molto molto attuale e contemporaneo. Quindi il patrimonio culturale, anche quello immateriale, non ha a che fare solo con il passato, ma è qualcosa che riguarda molto da vicino il tema della partecipazione dei cittadini e delle persone ai processi culturali. Quindi ho messo un po' di immagini di eventi, carnevali, feste, eccetera, che mostrano, diciamo, l'attualità e la partecipazione agli aspetti espressivi. Sono state le convenzioni internazionali, soprattutto, che hanno portato al dibattito anche nazionale questo tema del valore sociale del patrimonio culturale. La convenzione UNESCO, che ho menzionato prima, sul patrimonio culturale immateriale, e più di recente la convenzione quadro sul valore dell'identità culturale per la società del Consiglio d'Europa del 2005, che è una convenzione che l'Italia non ha ancora ratificato, è stata siglata, firmata, ma non ha ancora ratificato. In particolare la convenzione del Consiglio d'Europa, quella di Faro, chiamiamola convenzione di Faro, è molto interessante e farà sempre più parlare di sé, perché mette al centro del patrimonio culturale la nozione di heritage community, cioè la nozione di comunità di eredità. Cioè l'idea che il patrimonio culturale non è qualcosa che viene definito e studiato e proposto e valorizzato solo dalle competenze scientifico-disciplinari, come noi in Italia siamo un po' abituati a pensare, lo storico dell'arte, l'archeologo, anche il neoantropologo, ma è un qualcosa che sono le comunità, cioè i soggetti, hanno le competenze scientifiche. E quindi questo, diciamo, questa idea delle comunità sta spostando molto l'accento proprio sulla dimensione sociale del patrimonio culturale, cosa che in Italia facciamo ancora un po' fatica a digerire, perché abbiamo un impianto di beni culturali molto molto legato alle competenze scientifico-disciplinari e poco, diciamo, orientato ad una visione sociale, come è invece in alcuni paesi, penso all'America Latina per esempio, dove c'è tutta una dimensione, diciamo, si lavora molto sulla sociale del patrimonio legato proprio a temi di inclusione, dello sviluppo, anche in connessione con i temi proprio legati alla povertà. Penso al Brasile, prima della grande crisi, penso anche al Venezuela, che aveva attivato delle politiche da questo punto di vista.
Comunità, anche comunità è una parola che va un pochino spiegata, non è più oggi qualcosa che riguarda solo quello che gli antropologi studiavano, il mondo contadino, un mondo chiuso, isolato, no? Oppure la comunità di villaggio, eccetera, ma è un qualcosa che ha a che fare, diciamo, con quello che chiamiamo le comunità di pratica, anche le comunità di paese, se vogliamo, ma come intese come delle soggettività più attuali, contemporanee, che si definiscono e sono consapevoli del valore del patrimonio. La comunità è qualcosa che in antropologia e in sociologia anche molto dibattuta, ma sicuramente è un qualcosa che non è dato una volta per tutte, ma è un qualcosa che si definisce di volta in volta, con dialogo, con conflitto, e con creatività, con espressività, con partecipazione. Quindi sono tutti temi grandi, adesso possiamo solo così molto brevemente accennare. Diciamo, quali sono i temi forti del lavoro che fanno gli antropologi sul patrimonio culturale immateriale e che anche di concerto con le convenzioni internazionali? C'è da ricordare, tra l'altro, che le convenzioni, quelle che ho menzionato, non sono solo, come dire, un punto di partenza, ma sono anche un punto di arrivo, ovvero le convenzioni internazionali raccolgono qualcosa che già all'inizio degli anni 2000 era molto forte nella società civile, che già, per esempio, in Europa, in Italia, avevamo già in parte sperimentato con il protagonismo che c'era stato, diciamo, dal basso, in tutta la stagione degli anni 70, per esempio con il folk revival, la rivitalizzazione delle culture popolari, la riscoperta della dimensione locale, eccetera, eccetera. Quindi, per dire che non siamo, come dire, governati dalle convenzioni internazionali che dettano delle direttive, sicuramente le convenzioni ricadono poi, questo viene il patrimonio immateriale, ricade nella società civile, ma sono le convenzioni stesse che sono il portato di dibattiti degli stati nazionali a livello internazionale, sono l'espressione di un qualcosa che evidentemente alle soglie del XXI secolo in qualche modo si è riproposto con forza, cioè il tema della partecipazione dei cittadini al patrimonio. E uno dei temi forti, sono due, diciamo, i temi forti, di cui forse il secondo interessa più questo progetto di Trasimemo. Il primo è il tema della salvaguardia delle diversità culturali, intese proprio come una ricchezza per l'umanità, al pari della diversità biologica, del tema della biodiversità, sia quella coltivata che quella non coltivata. E quindi il tema della diversità culturale e dei diritti umani è molto forte nel tema del patrimonio immateriale. Ma soprattutto le convenzioni insistono, soprattutto la convenzione UNESCO, insistono molto proprio sul patrimonio immateriale come spazio di azione e di inclusione sociale. Quindi il tema della socialità, della relazione sociale, dell'affettività, quindi dell'identità intesa in un senso inclusivo e non esclusivo e rigido, ovviamente. Quindi il tema della creatività e il tema dell'agency, cioè dell'agentività, cioè del patrimonio inteso come qualcosa attraverso il quale, penso appunto al tema del gioco tradizionale, del gioco popolare, penso alla festa, penso ai saperi dell'artigianato, quindi al sapere artigianale, come un modo attraverso il quale l'individuo in qualche modo partecipa e interpreta il proprio contesto culturale, anche modificandolo in qualche modo, quindi agisce, non è agito solamente dalle strutture, come direbbe qualcuno. Come antropologi, io qui rappresento non solo l'università, ma rappresento anche un'associazione nazionale che si chiama SIMDEA, la Società Italiana per la Museografia e i Beni Demo-Etnoantropologici, che è un'associazione nazionale accreditata presso l'UNESCO come consulente per il patrimonio immateriale, e da anni porta avanti, diciamo, queste istanze sul patrimonio immateriale che vanno proprio nella direzione non solo di azioni nei confronti della salvaguardia del patrimonio, ma proprio nei confronti di un ascolto delle comunità, del protagonismo delle comunità e della loro auto-organizzazione. Quindi l'antropologia come studio dell'alterità e della diversità, ma anche come disciplina che sostiene il processo di affermazione delle voci degli altri, no? Su una scena mondiale in cui le comunità non sono chiuse su se stesse, ma sono in dialogo con le altre, sono delle costellazioni di comunità. Questa è una pagina del sito, appunto, di Sindea velocemente. Quindi gli ambiti sui quali lavora, diciamo, chiamiamoli i professionisti del patrimonio immateriale, sono quello della mediazione tra comunità e ambito scientifico, quello della partecipazione ai progetti delle comunità, la presa in cura di progetti locali,
l'ascolto dei territori e la riflessione sul locale, sul patrimonio. Sono un po' questi temi un po' intrecciati dei quali ci occupiamo. Concludo con un esempio, visto che abbiamo poco tempo, non voglio levare tempo agli altri. Qui si parla di artigianato, io poi voglio portare l'esempio del gioco, il campo del gioco tradizionale, perché è un campo sul quale si stanno verificando, può servire forse come confronto comparativo, è un campo sul quale si stanno verificando cambiamenti importanti. Noi siamo abituati a pensare al gioco tradizionale, quello che vediamo nei musei, ecco, che destinano in genere musei di civiltà contadina o di cultura popolare, che destinano in genere delle sale o delle vetrine destinate ai vecchi giocattoli, no? Quelli si giocava una volta. Ecco, il gioco tradizionale oggi non è più solo un qualcosa che va e che viene museizzato, no? Come nelle vetrine di questi musei di tradizione popolare, ma è un qualcosa in qualche modo che si sta risvegliando proprio come espressione del fare comunità. Cioè c'è un forte ritorno al gioco tradizionale perché se ne comincia a capire la valenza sociale, cioè se ne comincia a capire l'importanza che avevano i vecchi giochi di strada, chiamiamoli così, come una forma forte di inclusione sociale. E quindi ho portato insomma questi due tre esempi, cioè, vabbè, il caso della tombola napoletana che io ho studiato per anni, e poi giù ci sono due immagini di ieri e di oggi nella Lippa, che è un gioco transnazionale, potremmo dire, un vecchio gioco di strada, dal quale gioco la Lippa è rinato un movimento molto forte che ha nella città di Verona il suo punto di partenza, e con il festival, adesso vediamo se la prossima slide, ecco, infatti era questa, e da circa 15 anni è nato a Verona un festival internazionale che adesso si sta candidando all'UNESCO come diciamo nel registro delle buone pratiche sul patrimonio immateriale, che sta riportando diciamo alla luce però delle pratiche le comunità di giochi di strada, cioè stanno rinascendo in tutta Italia delle comunità che riscoprono il gioco di strada, il gioco tradizionale, e si cominciano queste comunità a incontrare in contesti come quello del Toccatì in veronese, Toccatè sarebbe, che sono delle giornate nelle quali si incontrano le comunità dei giocatori, quindi non la vetrina dove c'è il cavalluccio imbalsamato, ma persone che giocano, e la città di Verona in quei giorni si trasforma, cioè trasforma lo spazio urbano, lo trasforma in uno spazio di gioco. E a livello internazionale abbiamo delle altre esperienze, come l'esperienza di AGEST, che è un'associazione francese destinata proprio ai giochi antichi. Quindi questo, diciamo, può essere un modo per comprendere come un vecchio, diciamo, oggetto di studio delle tradizioni popolari, il gioco popolare, il gioco tradizionale, oggi è un qualcosa di contemporaneo. Questo, ecco, è un po' la grafica di Toccatini che ci fa pensare al gioco in relazione al territorio, in relazione al confronto tra le comunità, in relazione al patrimonio. Quindi stiamo parlando di strumenti fortemente contemporanei, in un mondo nel quale noi vediamo che i beni culturali vivono di un nuovo protagonismo, non più appunto, come avevo detto prima, quello delle competenze specialistiche, qui è lo storico dell'arte o il tecnico demoantropologo che fa la catalogazione compilando faticose schede di catalogo, eccetera, ma sono i soggetti agenti, sono le comunità. In questo senso penso che il progetto Trasimemo si innesta benissimo in questa idea di una nuova immagine, di una nuova visione del patrimonio, quindi veramente ben venga un progetto come questo. Grazie. Grazie delle tante informazioni, dei tanti esempi, anche condensati così poco tempo, ma è stata chiarissima, l'abbiamo sentita con molto interesse. Vero che quello che ha detto sia un po' musica per le orecchie, per tante persone che si trovano qua dentro, per coloro che hanno gettato appunto le basi di questo progetto di Trasimemo, tra cui c'è un suo collega, l'antropologo Daniele Barbuono, che annuiva più di una volta, ho visto annuire durante il suo intervento, quindi sarete senz'altro in perfetta sintonia, credo, rispetto a quello che ha detto. Lui si divide tra l'Italia e la Cina, molti di voi lo conosceranno, tra l'Università degli Studi di Perugia e quella di Chongqing, sarà stato pronunciato malissimo. Chongqing. Ecco appunto. Quasi, c'è di meglio. Avrei chiesto preventivamente come si pronuncia e va bene. E, dicevo, Daniele è un volto noto per chi transita, per chi frequenta questo ambiente, perché semplificando credo che sia tra coloro che hanno tenuto proprio a battesimo, no?
grazie anche al collegamento tra il comune di Paciano, al quale va riconosciuto il merito di aver dato l'incipit a questo progetto, e la scuola di beni demo-etno-antropologici con sede a Castiglione dell'Aquila, la scuola dell'Università degli Studi di Perugia. Ecco, quindi dicevo, Daniele conosce perfettamente fin dall'inizio questo progetto, anche perché ha dato